Sta uscendo, Dana? Devo tornare in ospedale, già, a prendere a calci in culo il cancro. D'accordo. Joe, quanto ti devo? Ehi, Alex. A proposito di oggi... Dottoressa Bailey, aveva ragione lei. Non devo mettere le mani addosso ai pazienti. Il corpo è schiavo dei suoi impulsi. Non so se le cose miglioreranno, mamma. Tranquillo, tesoro. Non agitarti. Cristina, è tardi. Preston deve riposare. Ma quello che ci rende umani? Mi scusi, signora Burke, era solo venuta a vedere se avevate bisogno di qualcosa prima che andassi a casa. È il fatto che possiamo porre rimedio. Stiamo bene. Buonanotte, Preston. Dormi bene. Non mollare. Dopo la tempesta, dopo il temporale, dopo le forti emozioni del momento. Quelle mutande? Sì. Non erano mie. Sì. E la gelosia? Sì. Mi erotizza da pazzi. Perché hai la valigia? Possiamo calmarci e sistemare i guai che abbiamo combinato. Ho da fare, voglio stare da sola. Easy. Io mi sono distratta. Ho avuto un bambino e ho giurato a me stessa che non sarei cambiata. Però questo ha cambiato te. Io ero stanca, troppo occupata. E ho smesso di insegnare. Ho smesso proprio nel momento in cui tu ne avevi più bisogno. Non poteva fermarmi. Invece sì. Tu da sola non eri in grado di farlo, ma io avrei potuto. E in passato l'avrei fatto. Ma mi sono distratta. E perciò io sono in parte colpevole di quello che è accaduto, quindi... Adesso voglio che tu torni in ospedale. Andrai a parlare con il capo e risolveremo tutto, perché tu sei... Hai talento, sei molto in gamba e tutti noi commettiamo degli errori. E basta con i muffin. Possiamo cercare di dimenticare il passato. Credevo fosse la cameriera. Mi sento male. Non sono fiero di quello che ho fatto. Ti meriti di meglio. Mi dispiace per le mutande. E il ballo. Mi dispiace anche per quello. Già. Anche a me dispiace tanto. Il nostro matrimonio è finito. Sì, credo di sì. È tutta colpa mia. Mio Dio, è tutto così triste. Triste. Ma poi, invece... Oh. Situazione difficile. Mi sento molto meglio. Without you.